convincente precampionato del Milan c'è una defezione importante. Gli ultimi aggiornamenti non sono favorevoli per Pioli. Dopo oltre 10 anni, il Milan e i suoi tifosi hanno riassaporato un'estate da campioni d'Italia. Non accadeva dal 2011, quando i rossoneri, allenati da Allegri e trascinati in campo da Ibrahimovic, ebbero la meglio, anche all'epoca sull'Inter di Leonardo. Un'estate, quella del 2011, simile a quella in corso per il Milan, soprattutto in ottica calciomercato. 10 anni fa, Galliani ha avviato il tormentone sull'arrivo di Mister X, poi risolto con l'acquisto di Aquilani in prestito da Liverpool dopo settimane di indiscrezioni e rumores sull'identità del potenziale nuovo acquisto rossonero. Anche stavolta, lo sapete tutti, c'è stato un altro tormentone con la trattativa per De Ketelaere conclusasi dopo oltre un mese di negoziati con il Brugge. L'arrivo di De Ketelaere si unisce a quelli di Pobega, Adli, ai riscatti di Florenzi e Messias e all'approdo di Divock Origi a parametro zero dal Liverpool. Un acquisto, quello del centravanti belga, che sta passando quasi in sordina e non potrebbe essere altrimenti, considerato che l'ex Reds è stato sempre assente nel precampionato a causa di un infortunio ereditato dalla passata stagione. Milan, la situazione di Origi. Il recupero dall'infortunio si sta rivelando più lungo del previsto per il centravanti belga che, finora, ha di fatto svolto solo allenamenti personalizzati senza aggregarsi ai compagni. Pioli non l'ha convocato nemmeno per l'ultima amichevole precampionato contro il Vicenza e, con tutta probabilità, come conferma anche l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Origi sarà assente anche nella prima giornata di campionato in programma sabato 13 agosto, nella quale il Milan debutterà con l'Udinese. Contro i friulani, dunque, per il Milan non dovrebbero esserci novità nell'undici iniziale rispetto a quello schierato nel finale della scorsa stagione, con Giroud al centro dell'attacco supportato da Rafaleo a sinistra, Diaz al centro e Messias a destra. Verosimilmente anche il nuovo acquisto De Ketelaere non dovrebbe partire dall'inizio. Con Origi assente, le alternative per Pioli nel ruolo di prima punta sono Rebic e il giovane Lazetic, ancora in rossonero nonostante i vari rumors su una possibile cessione in prestito. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.